soffrendo, magari giocando non benissimo, conta poco. Il Teramo si porta, anzi si tiene a casa, una vittoria di platino, che vale 3 punti in classifica, ma anche qualcosina in più, nel giorno in cui le dirette inseguitrici steccano il loro di appuntamento. I pari di Ancona e Samba rendono ancora più decisivo lo snodo odierno. Il tutto nonostante l'Agnonese si dimostri una squadra che meriterebbe qualche punticino in più dei 33 che può vantare oggi in graduatoria. E lo dimostra dopo il centrolampo, già al sesto, di Michele Valentini. Bucchi scarica proprio per il Cesenate, l'assist per la sventola di destro, il pallone scheggia la parte inferiore della traversa e Fabbi deve già capitolare. Partita in discesa, neppure a parlarne. Pifano e Gagliano, alla conclusione mancina, minuto 14, danno grattacapi costante alla retroguardia di Cappellacci, dalla parte in cui opera Chauvet. Col Teramo che continua a giocare al piccolo trotto, lasciando a Sivilla la posizione di sparo, diagonale però centrale. Appena i padroni di casa alzano il ritmo, fanno male, la torsione di Masini e la girata sempre dell'argentino a 10 dall'intervallo ne sono la più nitida testimonianza. Il problema è che la pressione di un certo tipo i biancorossi riescono ad esercitarla solo per brevi tratti di gara. Petrella apre troppo poco il compasso al 36esimo, servito da Bucchi, e così i molisani ne approfittano. 38esimo, Partipilo recupera palla sui cani con un fallo, Fabbro lascia giocare e Sivilla inventa un destro al Fulnicotone che lascia di sasso l'incolpevole Serraiocco. Proteste teramane che fruttano poco o nulla, esattamente come 60 secondi più tardi. Stesso cliché, irregolarità su Masini, il fischio di Fabbro non arriva e Sivilla, sempre lui, sciupa l'opportunità per questione di centimetri. Normale a quel punto che il Teramo più cinico dell'anno non se lo lasci ripetere più di una volta. Minuto 47, ad un passo dagli spogliatoi, Masini ferale con la battuta di destro, sfera in fondo al sacco e Biancorossi col naso di nuovo avanti. Ci si aspetterebbe un contraccolpo psicologico in casa agnonese, ma i molisani sono squadra di categoria e lo dimostrano subito. D'Ambrosio timbra l'incrocio dei pali già al secondo, Gagliano 7 minuti più tardi non trova l'angolo desiderato. Ancora D'Ambrosio chiama la risposta all'impeccabile Serraiocco direttamente da piazzato. Ed è così che il tris, a quel punto inaspettato, di Valentini a metà frazione, sesto gol per il centrocampista, fa calare il sipario sulla gara. Perché a farlo scendere probabilmente anche sul campionato ci pensano Re Canatese e Atessa. Gli assalti di Sivilla da una parte, Stoppato e Petrella dall'altro, non cambiano i destini di un incontro che regala gli scampoli finali anche ai rientranti Arcamone e Borrelli. Il triplice fischio di Fabbro infatti riconsegna al girone F una capolista sempre più capolista e sempre più lontana da chi rincorre dietro. La fuga è servita, più 9 sull'Ancona e più 10 sulla Samb. Non sarà il distacco definitivo, è vero, ma ora il tempo e la matematica giocano entrambe a favore del Teramo. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, poi alla fine è venuta, la differenza l'ha fatta la qualità dei singoli. Il Teramo in avanti ha dei giocatori straordinari, ma non solo in avanti, in tutti i reparti. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo preso gol troppo presto secondo me, però nonostante questo non ci siamo mai disuniti, abbiamo giocato sempre allo stesso modo, cercando di essere sempre compatti, però con convinzione ripartivamo e abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto un paio di occasioni anche sullo 1-1 per poter passare in vantaggio. C'è il rammarico di aver preso gol proprio negli ultimi 15-20 secondi del secondo minuto di recupero del primo tempo. Possiamo iniziare a pensare, a dire che forse questo campionato si sta decidendo per il verso giusto, perché credo che ce lo siamo meritati, credo che le altre si stanno un po' sgretolando. Siamo i più forti, siamo stati i primi della prima giornata e fino adesso complimenti al Teramo, al mister, a tutti i giocatori e a questa società che veramente lavora giorno dopo giorno per costruire un progetto che 4 anni fa ci eravamo, diciamo, prefissato, e speriamo di poterlo portare a termine anche quest'anno. Ogni tanto bisogna anche poter dire l'importante è vincere, come è stato oggi per noi, perché se andiamo a valutare la prestazione è chiaro che ci lascia non soddisfatti appieno. Si è sofferto un pochino dal punto di vista tattico perché il loro schieramento non era previsto e quindi probabilmente ci sono le mie responsabilità nell'aver preparato un certo tipo di partita dal punto di vista tattico.
però c'è anche stato da parte nostra anche una non eccellente gestione della palla, soprattutto in alcune zone di campo dove potevamo magari essere migliori, e questo non avrebbe permesso a loro di rendersi pericolosi come sono stati. Quindi una partita che al di là della vittoria, insomma, non è stata la migliore di quest'anno sicuramente, che sicuramente ci aiuterà nella prossima, perché poi la prossima avremo il derby col San Nicolò ad avere un atteggiamento magari migliore di quello di oggi. E però, come ho detto già prima, noi oggi abbiamo vinto, le altre purtroppo per loro hanno perso qualcosa, e quindi giornata da incorniciare. E poi volevo fare un ultimo appello, lo faccio qui presente al Comune, che aspetto una loro chiamata al più presto, perché io ho detto delle cose la settimana scorsa, adesso mi voglio gustare, gioire queste vittorie, però mi aspetto urgentissimamente una chiamata dagli amministratori per poter discutere e parlare del futuro, altrimenti credo che non sarà una cosa che poi la società si può assumere delle responsabilità. Le responsabilità vanno scaricate a chi le ha, noi non ce le abbiamo, e quindi spero vivamente che il Comune faccia un passo avanti, trova la soluzione entro il 15 di maggio, perché dopo il 15 di maggio il contratto con il Cantagalli è finito, e quindi spero che qualcuno possa affrontare questo problema molto molto importante.